Il governo è rispettoso, ma spettatore cerca di non esserlo mai. Laddove le cose funzionano naturalmente non c'è bisogno, ma non è un caso che noi abbiamo già dato operatività al gruppo di lavoro al quale partecipo con il ministro Giorgetti. Ieri abbiamo fatto il primo incontro con il Bologna, ne faremo altri 3 di incontri entro la fine del mese con la Fiorentina, con Firenze, con Cagliari e con Parma. Lo stiamo facendo con il Credito Sportivo, SACE, Invimit, CDP, Sport e Salute e la Federcalcio. Per noi l'obiettivo non è soltanto quello del 2032, ma contribuire in modo significativo, non a parole ma con fatti, all'ammodernamento del sistema degli stati. Lo faremo con risorse finanziarie non dedicate al fondo perduto, ma contribuendo alla costituzione di un fondo equity, un fondo immobiliare, alimentando il sistema delle garanzie e contribuendo anche per abbattere gli interessi. Stiamo valutando l'ipotesi dove è necessario un commissariamento, stiamo valutando anche di una norma che ulteriormente renda più fluido e più efficiente l'iter amministrativo, quindi stiamo facendo il nostro dovere. A Milano credo che il dialogo tra il club e l'amministrazione comunale porterà a una soluzione, l'abbiamo sentito anche stamattina dal presidente Scaroni. Nel frattempo il Milan è andato avanti, ha acquisito i terreni di San Donato, ma l'ipotesi di San Siro ancora ha una sua prospettiva. Il lavoro che sta facendo Guidini mi auguro che possa portare delle soluzioni che consentano di ammodernarlo, permettendo peraltro ai club di continuare a giocare. Sappiamo quanto sia intenso il programma, quindi non è semplice giocare con un cantiere soprattutto a San Siro. Noi abbiamo in particolare un interesse legittimo che rappresenta al tempo stesso una certezza assoluta, e cioè la cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Milano Cortina nel febbraio del 2026, e sicuramente San Siro è il luogo, e quindi sono convinto che sarà ospitale nella modalità giusta.